Ciao a tutti, sono Sandro 2011 e facciamo un video sul nostro viaggio in beta. Oggi è 3 agosto, è martedì, sono iniziate oggi le spedizioni, i campi sapete che nella beta sono sfalsati, quindi finiranno la settimana prossima. Domani comincia il nuovo evento, l'evento d'autunno, magari domani farò un nuovo video sull'evento d'autunno e adesso andiamo direttamente sul gioco, andiamo in beta. Questo è il server italiano, scegliamo il server beta, play e andiamo su Dunarsund che è l'unico mondo del server beta. Ecco che carica. Ok, allora vediamo subito l'evento in arrivo. Qui abbiamo il centro eventi. Ecco, sarà 19 ore, quindi domani mattina parte il nuovo evento che è l'evento autunnale, comunque ne parleremo in un altro video. Ok, allora andiamo subito sul gioco, in questo momento eventi non ce ne stanno, vediamo se c'è da scegliere la missione attuale, ma non so neanche che scegliere, ma scegliamo progetti, qualche progetto serve sempre se vengono progetti utili. Ah, qui mi ricorda il castello, il sistema castello, allora andiamo subito nel castello a prendere i premi giornalieri. Questo è il castello, ce l'ho a livello 2, vedete, quando arrivo a 7500 punti castello arriverò a livello 3, allora raccogliamo i punti gratuiti del giorno, 35 punti. E raccogliamo il premio del giorno. Il premio del giorno sono, qui non compare, però sono pochi punti e beni, ecco, 2 punti e 5 beni. Ok, allora per la prima cosa da fare per ottenere altri punti castello è proprio fare delle battaglie e andiamo direttamente, beh, raccogliamo prima quel poco che c'è da raccogliere, andiamo direttamente nelle spedizioni. Quello è l'insediamento, ecco le spedizioni. Sapete che qui sto nell'era di Venere, però sono appena entrato, quindi non sto bene con i militari, ho soltanto i cannoni energetici, non sono ancora riuscito a mettere i draghi potenti, che sono le unità di artiglieria dell'era di Venere. Ok, e facciamo qualche battaglia. Io adesso magari qui utilizzo, cerco di utilizzare, come truppe non ne ho tante, utilizzare truppe di Venere che non mi servono in maniera particolare, per esempio questi. Le truppe pesanti e quelle leggere. Ok. Ancora. Vedete che è molto debole, conviene le prime. I primi tentativi farli negoziando, ma insomma quando c'è una certa forza militare tanto vale farle con delle unità militari che spesso neanche se li perdono. Io adesso ne ho consumata qualcuno perché ho messo queste meno importanti, meno significative. Ok. Cannone energetico. Ecco, questi vedete, questi sono, allora, nel sistema castello si dice che si prendono alcuni punti castello nei punti più importanti delle spedizioni. I punti più importanti sono questi dove c'è il castello, però non so, questa costruzione, insomma, più importante, però non sempre, perché mi sembra di aver capito che stanno soltanto al primo livello, come il discorso che nel sistema castello le prime 15 battaglie danno punti, cioè l'impressione è non tanto che loro vogliano che uno faccia tantissimo, combatta tantissimo, ma che uno faccia tutti i giorni, quindi quel poco ma tutti i giorni, quindi tutti i giorni vanno fatte 15 battaglie, 15 negoziazioni e va comunque fatto almeno il primo livello delle spedizioni. Qui vedete pure con la negoziazione prendo più punti e questa è sempre una cosa che stimola a fare negoziazioni, probabilmente per consumare diamanti. Io invece faccio la battaglia. Ok, adesso io sto prendendo punti castello sia per questi, perché ho fatto questo tentativo in questa costruzione più grossa, sia perché sto facendo le prime 15 battaglie della giornata. Ok, qui una reliquia gialla, no, la piazza tribale non mi interessa, la venderò all'antiquario.
gli ultimi due tentativi nelle spedizioni. E qui dovrei avere di nuovo i punti castello. Infatti, 31 punti con una battaglia. Ok, con le spedizioni direi che abbiamo finito, non abbiamo finito i tentativi, 10 diamanti, per ora non li compriamo. Andiamo a vedere il sistema castello, quanto stiamo. Ecco, vedete, ci ha aggiunto i punti, 5100, insomma non manca tantissimo per il terzo livello. Al terzo livello che cosa avremo? Avremo un bonus di attacco del 6%, di difesa del 6% e una riduzione del tempo nella mappa della campagna del 2%, una riduzione dei costi dei premi della taverna del 3%. E poi una tantum avrò il covo dei pirati, no, dei pirati, il covo dei pirati, il premio dell'evento, avrò il covo dei furfanti. Ok, noi però siamo al livello 2, i bonus sono più bassi. Ok, qui ho da raccogliere queste unità militari. Qui non ho messo la produzione, la mettiamo. Qui avevo ancora da raccogliere qualcosa. Ok, e andiamo nell'insediamento a questo punto. Questo è l'insediamento, ho messo molte case perché in sostanza qui mancano sempre le rupie per le produzioni e quindi conviene mettere molte case. Mettiamo che ore sono adesso? Beh, con 8 ore arrivo oltre mezzanotte, mettiamo 4 ore allora. 4 ore e 4 ore. La prossima missione che cosa ci dice? Riprende avere due ciatri, i ciatri dobbiamo sbloccarli, quindi ci mancano sia il riso basmati sia i sari. Mi dicevano in un commento che dovrei avere un'espansione pronta da 5, infatti questa possiamo prenderla direttamente. Non so se ho, sì, ho anche il bonus per rimuovere gratuitamente gli ostacoli, allora la mettiamo qui questa espansione con i sari. Eleviamo direttamente questo ostacolo e qui magari mettiamo a questo punto un'altra abitazione, visto che non bastano mai queste abitazioni, non bastano mai queste rupie, mettiamo un altro shantygarh. Ok, vedete, ho soltanto 8,81, io ho messo la produzione per 4 ore, se l'avessi dovuta mettere per 8 ore già non mi erano sufficienti le rupie. Ok, uno per uno ci facciamo un po' tutti gli edifici. Ah, qui non abbiamo visto, per esempio, se nell'antiquario c'è qualcosa di interessante. Vedete che anche nell'antiquario si ottengono beni, cioè si ottengono punti castello. Ecco, qui per esempio è interessante la tesoreria olimpica. Io ho parecchie medaglie, parecchie monete, parecchie gemme, potrei prenderla. Invece qui questo non mi interessa, la fiera e questi neanche. Andiamo a vedere come sono tesorerie olimpiche. Allora, qui ne ho una sola nella città. Vediamo se ho dei kit, già ne servono 10. Olimpi, bene, ho solo 4, vabbè, ci vuole per arrivare a 10, però insomma intanto meglio 5 che 4, questa la compriamo, ci dà anche 32 punti per il castello. E qui siamo arrivati a 5200, beh, oggi non arriveremo al terzo livello. La taverna, vediamo di raccogliere la taverna. Ok. Abbiamo degli incidenti, raccogliamo anche nello spazio, nella colonia spaziale di Venere. Qui sono riuscito a mettere qualche produzione, anche se poca per il momento, finché sblocco gli edifici più avanzati, sia per il bonus di supporto che per le abitazioni. Sono arrivato nei mondi su Serra Italiana a mettere, mi sembra, 7 edifici di produzione, qui ne ho soltanto 2. Vediamo come stiamo nella mappa. Qui dobbiamo raccogliere Alcatraz nella mappa delle ricerche. Qui adesso aspettare, ecco, mi servono delle alghe, vedete? Per bloccare sia l'uno che l'altro. Qui comunque mi bastano 60 alghe. 60 alghe quando raccolgo? Qui non le ho raccolte, no, qui sono andato nei campi. Faccio sempre questo errore, fra poco torniamo nei campi. Stavamo nella colonia spaziale. Ecco, le ho appena raccolte.
80, però mi sembrava che me ne mancassero 80, invece mancano di nuovo 80, ma d'altra parte non dovrei averle consumate da nessuna parte. Andiamo anche nella mappa continente, che ci serve sempre il carbonio di Venere. Qui a questo punto mettiamo le truppe che abbiamo in produzione ho soltanto i cannoni energetici, sono abbastanza buoni, non sempre, non contro unità pesanti, leggere, artiglieria, e mettiamo comunque 4 di queste e 4 furfanti. Ok, andiamo in esplorazione, vedete non ho molti di questi bonus di supporto, mi sembra che si chiama per esplorare, ecco qui già non mi basta, e qui è l'ultima provincia, forse a questo punto ce la conquistiamo. Anche se poi non abbiamo il bonus per sbloccare l'esplorazione, però vogliamo riconquistare finalmente l'ultima provincia di Venere. Ok, ci ha sconfitto. Vedete, qui probabilmente servivano le truppe. Ma è strano questo, però. Qui contro queste truppe in genere io metto proprio questi qui, i cannoni energetici. Proviamo a mettere tutti i cannoni energetici senza furfanti. E infatti siamo andati bene, probabilmente erano rimasti solo i furfanti. Qui invece ho tutte. Beh, questa pure è difficile perché contro questi Ghost Blaster, non mi ricordo come si chiama in italiano vanno bene i cannoni energetici, però contro le unità di artiglieria non tanto. Mettiamo comunque questi, comunque, magari leviamo quelli feriti perché non è una battaglia molto semplice. Certo, questa è l'ultimo settore di Venere, quindi non è tanto facile prenderlo. Ecco, siamo andati bene. Infiltra e mettiamo anche qui tutti i cannoni energetici. Se va, va, e se no, cambiamo. Ok. Ancora tutti i cannoni energetici. Ok, ci rimangono solo 4 settori per finire tutta la mappa di Venere. Qui per esempio sono tutte unità leggere, tutte unità d'artiglieria, qui andrei meglio con l'artiglieria. Proviamo a mettere un po' d'artiglieria. Non ne ho 80, però 4 le mettiamo, mettiamo 4 furfanti. Qui rischiavo con i cannoni energetici di non superarla. Invece vedete sono andato abbastanza bene. Questa è quasi uguale. Lasciamo così anche se mi stanno finendo le unità d'artiglieria. Ok, mancano due settori. Qui mettiamo i cannoni energetici. E non mettiamo neanche i furfanti perché abbiamo visto prima con i furfanti siamo andati male. Ok, l'ultimo settore. Qui abbiamo artiglieria pesanti, ma c'è un po' di tutto. Proviamo comunque con i cannoni energetici. Ok. Abbiamo finito anche questo sito di esplorazione, non abbiamo questi unità di supporto, non mi ricordo come si chiama, questo bonus di supporto per esplorarlo e comunque abbiamo finalmente finito la mappa. Ok, e a questo punto rimaneva la situazione campi di battaglia. Campi di battaglia e. Non sto tanto bene, come vedete, ho qualche provincia, qualche settore, sono terz'ultimo. Insomma, qui sto con le truppe di Venere, sono passato già all'era nuova, ancora non ne ho molte, poi sto solo combattendo, sono solo, insomma, non sto andando tanto bene. Vediamo di chiudere questo settore, però, perlomeno. Qui a questo punto metto, ma finché ho logoramento basso, metto anche i furfanti. Il computer è un po' di tempo che non risponde bene, comincia a essere anzianotto.
Però ho l'impressione che il server beta sia peggiore del server nazionale, sia più lento, c'è sempre qualche problema, non risponde mai subito. Anche adesso non è lento nel rispondere quando finisco la battaglia, quando metto le truppe, quando do ok. Ah, c'è logoramento ancora uno. Qui che cosa ho? Qui ho un campo, penso, sì. E qui dovrei avere solo una torre. Infatti, però è strano, solo con un campo e una torre sto andando bene. Ho fatto parecchie battaglie e sto ancora al logoramento 1. Infatti adesso sono andato subito a 2. Facevo meglio a stare zitto. Quattro, cinque, sei, logoramento siamo ancora a 9. Adesso finiamo di prendere questo settore e poi magari lasciamo i campi. Prendere il video un po' vario. Vediamo poi che cosa possiamo fare. Stavo pensando di fare un po' di GVG. Ne ho fatte in passato in questo mondo, più che altro per fare qualche video. Però potrebbe essere interessante forse fare qualche prova. Centoventi, 121, 122, 23, 24. Cinque, 26, altre quattro battaglie e prendiamo il settore. Una. Due. Ok, il settore è preso, vediamo se possiamo mettere dei campi, come stiamo. No, ci mancano gli snack di erbe, non li regalo dai beni miei perché mi servono per andare avanti nella mappa delle tecnologie, devo sbloccare l'artiglieria, quindi niente, non mettiamo niente. E qui però che ci hanno quasi conquistato, forse conviene levare qualcosa. Beh, le trappole gliele lasciamo, ci hanno ancora 40 battaglie. La torre forse possiamo levarla, non so, ma se magari faccio qualche altra battaglia anch'io adesso, però dove la faccio? Qui e qui non posso farla perché sennò appena chiudono mi ninjano, mi fanno cadere l'assedio. Potrei farla qui e per qui non mi serve la torre, allora sapete che vi dico, la levo questa torre così non se la ritrovano. Ok, e a posto così. Allora, dicevamo di fare eventualmente qualcosa nelle GVG. Vediamo che cosa possiamo fare. Vediamo la situazione su tutte le aree. Non si apre, vi ho detto che non risponde.
Qui su tutte le aree c'è una situazione un po' particolare perché spesso, no, qui però ecco, nella mappa in beta vedo che ci sono comunque dei punti d'attacco, qui si possono prendere parecchie cose, qui anche, per esempio se prendo qui posso prendere tutta questa zona, però poi non posso spostare il campo, il quartier generale per andare ancora oltre, ma insomma, dovunque ho difficoltà poi a spostare il quartier generale, possiamo fare una prova di attacco congiunto, no? Attacco assedio, doppio assedio. Io posso mettere per esempio un assedio qui. E mettiamo truppe che non ci interessano, magari malate. Devo donare le medaglie, ma ne ho tante. Ok, qui ho messo l'assedio. Un altro assedio lo voglio mettere qui invece. Posso metterne anche quanti ne voglio di assedi in contemporanea. E finché non ho conquistato dei settori, posso metterli anche dovunque voglio, dovunque siano posti attaccabili dalle spiagge, insomma. Quindi posso, volendo, uno può farlo. No, che fa? Non l'ho messo. Ok, può prendere settori anche lontani fra di loro. E quindi magari quelli che valgono di più o quelli in posizione strategica. Ok, adesso andiamo qui, questo lo conquistiamo. Quante battaglie servono? 10 battaglie. Mettiamo le armi che noi abbiamo a disposizione, queste qui. Uno. Che abbiamo contro. Adesso abbiamo fatto la prima battaglia, possiamo vederlo. Abbiamo 6 furfanti e 2 temposte di chiodi. Sono dell'era prima, ma sono abbastanza forti. 2, 3. Adesso il primo di questi due settori che prendo sarà il quartier generale. È importante scegliere dove sta il quartier generale perché il quartier generale è l'unico che può attaccare i settori vicini anche se è stato appena preso, se è scudato. E quindi io lo farò qui, questo dove sto combattendo, perché c'è più spazio intorno, ci sono più possibilità e non mettiamo più il quartier generale. Anche se in realtà posso metterlo qui e poi posso spostarlo dall'altra parte. Quindi questa è l'importanza di due assedi separati. Adesso vediamo. Ok, qui l'abbiamo preso e adesso posso attaccare tutti questi settori intorno. Poi potrei spostare su uno di questi settori intorno, il quartier generale, e attaccare ancora questi altri. Oppure posso spostarlo qui e attaccare questi da quest'altra parte. Intanto prendiamo anche questo, visto che l'assedio c'è. Quindi anche ho guardato che c'è nell'esercito nemico, abbiamo 8 dragoni. Ma comunque sto andando bene, loro hanno un bonus militare molto basso, vado bene anche con questi. Forse devo sostituire le truppe morte. Ecco, adesso ho preso questi due settori. Vedete, adesso io da qui non posso attaccare perché questo è scudato, sarà scudato fino alle 8 di questa sera, in realtà alle 9 perché stiamo sul server beta e quindi va con l'orario di Greenwich. E invece da qui posso attaccare, qui vedete se vado in un settore vicino. Non mi fa scudare, lo vedo grigio, non mi fa mettere l'assedio. Invece da qui posso mettere un assedio. Ah, però vedete, questi settori hanno parecchi, parecchi eserciti nemici. Andiamo su questo che ne ha di meno. Questo mi sembra che ne ha uno solo. Sì, ne ha uno solo. E qui possiamo mettere un esercito d'assedio. Ok. Mettiamo sempre questi cannoni energetici che sono gli unici militari che abbiamo.
due. Che cosa abbiamo qui nell'esercito nemico? 6 furfanti e 2 tempeste di chiodi ancora. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Se non ho contato male altre due battaglie, ne prendiamo il settore. 9. Questa dovrebbe essere l'ultima. Infatti, adesso io mi fermo, però che cosa potrei fare qui? Intanto da questo settore potrei prendere tutti quelli intorno, tranne questo. Questo è scudato, è stato appena preso, quindi non si può prendere fino alle 8 di sera. Potrei prendere tutti questi settori, poi spostando il quartier generale in uno qualunque di questi settori o di questo, potrei prendere anche tutti i settori non scudati intorno. Per il momento però ci fermiamo, vedete qui vedo i tre settori che ho preso. E ci fermiamo qui. Vi saluto, vi ricordo allora che domani parte nella beta questo nuovo evento, l'evento autunnale, probabilmente domani stesso farò il video. Vi saluto, ciao a tutti, buon game, alla prossima.